E adesso vi parliamo un po' di Andrea Melchiorre e Valentina Dallari, che si sono scelte a Uomini e Donne circa un mese fa e che da allora convivono fra Bologna casa di lei e Roma casa di lui. Foto di Andrea Melchiorre di Uomini e Donne. Dice Andrea della sua nuova fidanzata Eva 3000 di Valentina: mi ha colpito la sua determinazione, il suo carattere inflessibile, ma allo stesso tempo, che sa essere anche dolce. Vi confido che ad inizio trono non ero particolarmente coinvolto, ma credo che sia normale. Però ero molto incuriosito da lei. Con il tempo, che le cose andavano avanti, con le esterne, tutto è mutato, come avete visto. Valentina Dallari è un po' permalosa e ci mette circa un 3 ore per uscire, ma ha molti pregi, è molto simile a te, ha qualche difficoltà nel fidarsi, e stiamo vivendo la nostra relazione in modo molto tranquillo come è normale, che sia fra due ragazzi della nostra età. Ovviamente non poteva mancare una domanda sul rivale, ossia Gianluca Tornese, con il quale abbiamo visto in trasmissione essere non in ottimi rapporti. Ricorderete che verso la fine si detestavano proprio e non mancarono momenti accesi fra i due. Ma Andrea ha preferito non rimangare antichi dissapori e infatti dice: non voglio dare giudizi, è acqua passata. Ognuno di noi corteggiatori a Uomini e Donne ha fatto il suo percorso, prima non ero geloso, ma con il passare delle esterne lo sono diventato molto.